mio ritorno ancora più piacevole. Ora, sai cosa faccio? No, senti... Perché non scendi di sotto e ordini qualcosa da bere e mi aspetti e prendiamo il tuo ritorno? Adesso preferisco infilarmi sotto le coperte con te. Ti devo parlare, Katarina. È molto importante. Certo. Più tardi. Ti prego. Alphonse, avrebbe dovuto bussare. Ho bussato, non ha sentito che prima... Si sbaglia, ne sono sicura. Ha ragione, Katarina, è vero, l'ho sentito io. Che cosa c'è di così urgente? Dovrebbe scendere un attimo alla reception, per favore, perché c'è un piccolo problema. Riguarda il bagaglio. Va bene, dopo vengo. Prima voglio salutare il mio fidanzato. Non l'avrei disturbata se non fosse una cosa urgente. Mi scusi. Alphonse, ma che succede? Non la riconosco. Ma... Spavento, un vero incubo. Pensa se non fosse arrivato Alphonse. E meno male che è arrivato, altrimenti... Siamo stati imprudenti. Sì, e non deve più succedere. Certo, mai più. Lei non se lo merita. Tu nemmeno. E neanch'io. Che cosa pensi di fare? Devo decidermi a parlare con Katarina. Già, è la cosa migliore. Io non posso più continuare così. Hai ragione. Mi dispiace, lei non ha colpa. Guai se ci scoprisse. Hai perso la tua collana. A volte, Alphonse, non lo capisco. Farmi scendere per una sciocchezza. Ma lo sai com'è fatto? È sempre così preciso. La cosa mi ha irritata. Buongiorno. A lei. Aperitivo? Sì, due. Subito. Amore, se non sbaglio, prima volevi dirmi qualche cosa. Sì, ma non qui. Avete visto passare da queste parti un'irresistibile cameriera? Oh. Già, voi avete occhi solo l'uno per l'altra. Certamente. Noi due non ci vedevamo da un'eternità. Sempre più innamorati? Mm-hmm. Eh sì, tu non proverai mai un'emozione simile nella vita. Cos'è, si soffre, si ha il batticuore, una cosa del genere? Bravissimo, all'incirca. Contenti voi, allora... Vi faccio gli auguri. È meglio se cerchi la cameriera, potresti non trovarla più. Alexander stava per dirmi una cosa importante. Che lui ti amerà sempre e non ti tradirà mai, è questo? Ora vattene. Ah, è incorreggibile. Ma il momento peggiore è stato quando si è aperta la porta ed è entrata Katarina di ritorno da Milano. Ma è una cosa pazzesca. L'ho vista passare nella hall, ma non pensavo che voi foste in camera. Guarda, è stato terribile, credi? E lei non ti ha vista? No, ero nascosta sotto le coperte. Cosa? Scusa se rido, ma è così assurdo, non ce la faccio a trattenermi. Tania. Mi sembra di vedere la tua faccia terrorizzata. Tania, basta, non mi ci far pensare, per favore. Dovevi uscire. Dovevi uscire allo scoperto, avresti mandato a monte il matrimonio. Se Katarina e Alexander si lasciano, tu hai la strada libera. Ma sta zitta, lo sai che sei davvero cattiva. È giusto che lui le dia almeno delle spiegazioni. Certo. Ma sarebbe meglio che non aspettasse. Deve farlo il più presto possibile. Non riesco a pensare a quando glielo dirà. Katarina sarà distrutta, poveretta. Anche se fa male, in amore bisogna essere sinceri a tutti i costi. Io direi no a chiunque non sia milionario. Adesso smettila, Tania. Non mi sembra un paragone da fare. Oh, scusa. Alexander e Katarina si frequentano da quando erano bambini. Lei non è solamente la sua fidanzata, è anche sua amica, capisci? E lui non sa come fare a confessarglielo, a dirle che non l'ama. E poi c'è anche la sua famiglia. Oh, che disastro!
Ma no, non ti rimetterai a piangere adesso. L'importante è che lui parli con Katarina. Devi pretendere che lo faccia, devi costringerlo. Se non lo fa di sua iniziativa, io non lo posso di certo costringere. E se un giorno dovesse pentirsene? No, no, non ci siamo. Scusa, ma non è questo il modo di ragionare. Perché ne parlo con te? Sei una ragazza senza scrupoli. E tu, invece? Ne hai troppi. Alphonse. Prego? Niente. Ha pensato di far cambiare le lenzuola per il tuo arrivo. È stato gentile, non c'è che dire. Ma nessuno gliel'aveva chiesto. È davvero strano quell'uomo. Dici? Un po' come mio fratello. È stravagante, ma in fondo è un bravo ragazzo. Sai per caso quale delle tue cameriere gli piace questa volta? No, chiedilo a lui. Chissà, ci sono tante belle ragazze qui. Tania, Marie, Laura. No, Laura no. Perché, scusa? Perché non è una cameriera. Sì, è vero. Hai sentito la mia mancanza? Sicuro. Ma? Dobbiamo aspettare. Che cosa, scusa? A fare l'amore, intendi? Certamente. Bene. Vediamo se riuscirai a resistere. Mi voleva vedere? Sì, entri, per favore. Prego, non faccia complimenti. Le ho chiesto di venire perché ho bisogno di parlarle con calma. Desidera bere qualcosa, Laura? No, grazie. Beh, non vada a lamentarsi dopo. Non dica che l'ho trattata male. Perché? Non ne vedo proprio il motivo, scusi. Anzi, è molto gentile. Vorrei chiederle un favore e sappia che prima o poi mi sdebiterò. Per cosa? Può stare tranquilla. Mi ricorderò di quello che farà per me. Io non dimentico le gentilezze. Non la seguo, non capisco di cosa parla. Già, è che sono un po' agitata. Vede, non so come spiegarle. Per me è difficile. Già, come per me. Anche per lei. Anche lei ha deciso di sposarsi. No? La cosa è ancora prematura. Ecco, come tradizione, non avrei dovuto far vedere il vestito a nessuno, ma ho cambiato idea perché... Si spieghi. Io non ci sto capendo niente. L'abito. Da sposa? Sì. Esatto, è per questo che ho chiesto di parlarle. Per l'abito. Certo. È meglio che glielo faccia vedere. E il motivo? Mio suocero ha detto che sarà lei ad occuparsi della torta nuziale. Certo. Ecco, e ci sarà anche la statuina degli sposi sopra. La sposina avrà il mio abito. E allora lei lo deve vedere. Sì, lo so, si dice che non si dovrebbe mostrarlo prima del matrimonio, però sarò costretta a fare eccezione, immagino. Ci tengo alla torta. Certo, la torta. Già. Sì. Sarà meglio che vada a prenderlo. Mi aspetta un attimo, vero? Sicuro. Come lo trova? È il più bel vestito da sposa che abbia mai visto.
Pensa che ad Alexander piacerà? Sì, come potrebbe non piacergli? Detto fra noi, spero. Spero di non dovermi pentire di aver fatto una follia simile. Perché mai? È un sogno. Sì, ma purtroppo presto arriverà anche il conto. L'haute couture ha prezzi molto alti. Pensi che il ricamo è stato eseguito a mano. È andata a Milano a comprarlo? Sì. Sono andata da una delle migliori stiliste italiane. Fa soltanto abiti da sposa. Ho avuto fortuna. Ci conosciamo, allora ha accettato di vestirmi. Altrimenti mi sarei dovuta rivolgere ad altri. È davvero bello. Stupendo. Già, peccato che il prezzo sia così alto. Ma mi sposerò una sola volta nella vita. E con l'uomo che ho sempre amato. Laura, sarei contenta se lei volesse riprodurre il mio abito sulla statuina della torta. Sarebbe una cosa carina, non crede? Naturalmente. Il ricordo di quel giorno mi accompagnerà per sempre. E le sarò davvero grata se mi vorrà aiutare. È meraviglioso. Grazie. La ringrazio. Alphonse, lei è stato provvidenziale. Non la metterò mai più in una situazione così spiacevole. Le chiedo scusa. Laura. Ciao. Come stai? Non chiedermelo. Devo trovare il momento giusto per parlare con Katarina e dirle la verità. Nessuno ti obbliga se non vuoi. No. No. Lo farò. Ne sei sicuro? Certo. Pensi che abbia cambiato idea? Ci siamo viste questa mattina. Ha anche indossato il suo vestito. È una sposa bellissima. Mi dispiace, deve essere stato terribile. Invece è stato interessante. Ho capito che avete molte cose in comune. Voi appartenete allo stesso mondo. Laura, io amo te. Mi conosci da poco. Non devi lasciare Katarina per me. Non dire sciocchezze. Vuoi che dimentichi i miei sentimenti e sposi una ragazza che non amo? Che senso avrebbe? Non bisognava andare avanti. Abbiamo fatto un grave errore. E da quando in qua amarsi è un errore? Katarina lo deve sapere e al più presto. Io lo amo. E lui ama me, ormai ne sono sicura. L'amore è egoista e non considera le ferite che provoca. Costruiamo la nostra felicità sull'infelicità degli altri. Devo parlare con Alexander. Abbiamo bisogno di tempo. Dobbiamo riflettere con calma prima di dirlo a Katarina e di portare lo scompiglio in famiglia. Questo parco è meraviglioso. E tu sei di nuovo distante. Come, scusa? Sei assente. Da quando sono tornata da Milano, ogni tanto ti distrai, ti sento lontano. Katarina, ho bisogno di parlare con te. In un rapporto è importante il dialogo. Non sono mai riuscito a dirtelo prima. È accaduto un fatto in questi giorni. Insomma, ormai è accaduto e quindi è meglio che tu lo sappia.